Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. Jacopo, questa per voi è sicuramente la gara di casa, oggi bisogna assolutamente fare bene. Sì, oggi corriamo in casa, è l'unica l'ultima occasione buona per fare qualcosa, dato che è una delle ultime corse stagionali e speriamo di far bene. Il percorso lo conosciamo, l'abbiamo fatto in allenamento e speriamo bene. Federico, lo scorso anno avete vinto questa corsa, oggi sta un po' a te difendere la bandiera. Sì, il mio compagno l'anno scorso è riuscito a vincere qua e speriamo di far bene anche noi. Una stagione che comunque per te sta andando molto bene. Sì, finora due vittorie, diversi piazzamenti nei 10, speriamo di far bene anche oggi. Paolo, giornata caldissima, la gara sarà dura, oggi diamo il massimo. Sì, oggi daremo il massimo, come sempre. E sarà molto condizionata dalla temperatura, molto calda, e vedremo che possiamo fare. Daniele, questa per te è veramente la corsa di casa, tu abiti qui dietro, insomma oggi avrai anche il tifo degli amici e dei parenti. Sì, spero di fare bene, sono venuto da un periodo che non sono stato tanto bene, ma adesso mi sto riprendendo e spero di fare una buona corsa. Sicuramente il percorso lo conosci benissimo, ci sarà da attaccare oggi. Sì, l'abbiamo studiato anche con la squadra e pensiamo che per noi va molto bene. C'è qui a Sant'Egidio una grande tradizione ciclistica, rinverdita quest'anno con la costituzione di una squadra per la categoria allievi e anche per giovanissimi. Devo dire che ci sono dei dirigenti appassionati, capaci, dei tecnici che si impegnano moltissimo per portare i ragazzi ai migliori risultati. Quindi ci sono tutti i presupposti per una stagione, quella del 2012, da incorniciare per tutti, a cominciare anche dagli amici di Sant'Egidio, e ci sono anche le premesse per un futuro che possa essere roseo, sia per i ragazzi che vogliono affrontare questa disciplina sportiva che per gli appassionati, per i dirigenti tecnici che animano questa nostra attività. Siamo dunque al via per questo quinto trofeo ciclistico Sant'Egidio, terzo Memorial Mario Piorigo per l'organizzazione curata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sant'Egidio. E siamo con 140 partenti per i 70 km previsti dal regolamento, una giornata, inutile nasconderlo, di un caldo torrido e afoso, ma mi sembra che i ragazzi hanno tutta l'intenzione di andare a cercare la vittoria in questa domenica. Andiamo al chilometro zero, dove ci aspetta la signora Rossana Cacioni, che è la moglie del compianto Mario Piorigo, insieme al presidente della Federciclismo Carlo Roscini, danno il via ufficiale dunque alla manifestazione. Il tempo di aggiustare le pedalate, c'è subito chi si mette in evidenza. È una giornata particolare per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sant'Egidio, la volontà di mettersi in evidenza, ed ecco subito Daniele Balani con il numero uno che va all'attacco di questa giornata per ricordare che si corre in casa e per dare la dimostrazione di un futuro sicuramente roseo per la società che quest'anno è alla sua prima uscita come società solitaria che gestisce la squadra della categoria allievi. C'è il gruppo, facciamo appena in tempo a gustarci questa piccola fuga di Daniele Balani con le Miss, che sono il piatto ricco e simpatico di questa manifestazione, per andare poi a vedere quello che accade con
Un duo in attacco, ancora una volta il Sant'Egidio con il numero 3 Alessio Fiorucci e con il 165 Tiberio Alba della San Cascianese. Dietro c'è un terzetto composto dal numero 11 Gubbio Ciclismo Mocaiana per Alessandro Monni, il numero 5 Luca Giovagnoni, anche lui del Sant'Egidio, e il 32 Michele Corradini dell'UCI Petrignano. I due in testa viaggiano con un leggero margine di vantaggio, dietro c'è il terzetto, come dicevamo si vede da lontano il Castello di Ripa dove si arriverà per il traguardo volante, e il terzetto in questo momento raggiunge la coppia di fuggitivi. Quindi 5 al comando, il numero 11 Alessandro Monni, Gubbio Ciclismo Mocaiana, il 5 Giovagnoni, Luca Giovagnoni insieme al compagno di squadra Alessio Fiorucci, il numero 3 il 165 Tiberio Alba della San Cascianese e con il numero 32 Michele Corradini per l'UCI Petrignano. E adesso andando su a Ripa c'è il traguardo volante, vedremo chi se lo aggiudicherà di questo quintetto al comando. Non è una vera e propria fuga di giornata, siamo lì per andare a guadagnarci il traguardo volante, e adesso attenzione perché c'è la volata, lo sprint per il traguardo volante, con Alessio Fiorucci che lancia la volata per lo sprint agli ultimi 50 metri, attenzione a Corradini che rinviene, invece riesce Fiorucci con il numero 3 a vincere il traguardo volante per un pizzico, davvero un pizzico, riesce dunque a mettere le ruote davanti a Michele Corradini. Il gruppo torna ora compatto, assegniamo dunque il traguardo volante al Sant'Egidio con Alessio Fiorucci, il secondo posto l'avete visto per Michele Corradini della Petrignano. E adesso il gruppo torna di nuovo compatto, siamo a Tor Chiagina, il gruppo è lì che tranquillo cerca di recuperare, temperatura che viene mostrata in tempo reale 38 gradi centigradi, insomma è una bella giornatina di caldo, si sta bene anche senza il cappottino. Però dobbiamo ricordare che è una manifestazione davvero molto bella, Sant'Egidio ci teneva molto a organizzare questa manifestazione, in pieno svolgimento la sagra tipica di Sant'Egidio, quella della torta al testo, una focaccia cotta sul fuoco e riempita di ogni ben di Dio. Le immagini ci portano all'aeroporto di Sant'Egidio, proprio ai piedi di questo che è il paese che vi raccontiamo. Ed eccolo qua, Sant'Egidio con il gruppo che si inizia a sfilacciare un po' in vista della salita, c'è l'erta che porta direttamente nel cuore del paese di Sant'Egidio, il posto in salita dove si fa rifornimento e dove si arriva sotto lo striscione di arrivo del traguardo. Le immagini ci fanno vedere questo gruppo che vedete è lì che si controlla, inizia adesso la salita, iniziano adesso davvero la dura realtà per chi vuole andare ad attaccare. 70 i chilometri come abbiamo detto per questa gara, 140 i partenti, una temperatura che vi abbiamo mostrato prima davvero molto elevata e bisogna bagnarsi continuamente e soprattutto prendere le borracce perché sono quelle che ti danno la possibilità di abbassare un po' il caldo. Infatti vedete sulla salita come vengono segnalate le borracce, c'è un quartetto che va davanti ma è appena di 100 metri nei confronti del resto del gruppo, tutti a preoccuparsi soprattutto del rifornimento. Di spalle c'è anche papà Peducci che aspetta il suo ragazzo che corre per i colori della Nestor Sea Marasciano, praticamente da solo in questa giornata, in una giornata che lo vede sicuramente tra i candidati alla vittoria, così come i candidati alla vittoria possono essere Lupini per il Gubbio Ciclismo Mocaiana, Corradini per l'UCI Petrignano e tutto lo squadrone del Sant'Egidio che ce la mette tutta. Gigi Perugini, direttore di corsa, controlla quello che è il passaggio negli ultimi metri prima di arrivare a Sant'Egidio, quartetto come dicevamo che è davanti, ancora borracce per rinfrescarsi e per dissetarsi, ma la distanza vedete è appena di 150 metri. E adesso andiamo con la nostra cronaca a vedere quello che succede nei chilometri successivi, anche perché c'è da ricordare che c'è un atleta che durante questo periodo
che è mancata alla cronaca, ha pensato bene di far valere le sue qualità di corridore che va in fuga. Ci riferiamo ovviamente a Giovagnoni, che corre anche lui per i colori arancio e nero del Sant'Egidio, il numero 5, Luca Giovagnoni. La squadra del Sant'Egidio è fatta da Daniele Balani numero 1, Jacopo Ciacci con il 2, poi Alessio Fiorucci con il 3, Alessio Frenguellotti il 4, appunto Luca Giovagnoni che vediamo in questo momento con il 5 e Daniele Piccardi con il numero 6. Una fuga continua, spinge sui pedali Giovagnoni, sembra quasi che interpreta questo tratto di gara come un cronometro, testa bassa, vedete le mani appoggiate sul manubrio per cercare di guadagnare. Dietro il gruppo per un po' di tempo rimane in attesa, quasi a dire ma forse il caldo e il fatto di essere solitario prima o poi Giovagnoni smetterà. E invece Giovagnoni corre davanti al pubblico di casa e di Sant'Egidio, ci tiene a fare e fare molto bene. Attenzione perché intanto ad inseguire c'è il numero 32 Michele Corradini dell'UC Petrignano che va alla caccia di Giovagnoni. Dietro c'è ancora con il numero 2 Jacopo Ciacci di Sant'Egidio, 164 Stefano Meacci della San Cascianese, 107 Roberto Pioli della Fiumicinese, con il 166 Pari De Lucarini della San Cascianese, il 7 per Alessandro Peducci, anche lui tra i protagonisti della Nestor Sea Marciano, il 100 Matteo Pieroni della Polisportiva Albergo del Tongo. 20 secondi di vantaggio di Luca Giovagnoni, numero 5 ASD Sant'Egidio, nel confronto degli inseguitori. Siamo nei pressi dell'aeroporto di Sant'Egidio, a tirare davanti avete visto che c'è Peducci con il numero 7, con il numero 100 invece è la volta di Matteo Pieroni della Polisportiva Albergo del Tongo. Eccolo qua il passaggio di Giovagnoni, è davanti, lui è già davanti all'aeroporto di Sant'Egidio, adesso ci sarà questo tratto di circa 500 metri prima di arrivare alla salita con il rifornimento e con il nuovo traguardo volante. Si girerà a destra per arrivare dentro Sant'Egidio, mentre il prossimo passaggio i concorrenti andranno diritti per effettuare il giro lungo per Lidarno. Eccoci qua al rifornimento, Giovagnoni è sempre davanti, davvero una gran bella cavalcata quella fatta dal corridore del Sant'Egidio, borraccia presa al volo, ancora 15 secondi di vantaggio. E adesso vediamo come reagiscono i cinque che sono dietro e soprattutto il gruppo. Si volta per vedere dove sono gli inseguitori Giovagnoni. Ha fatto davvero una gran bella fuga in questa giornata. Caldo torrido, a tirar da soli non è cosa facile. Dietro si intravedono i cinque, ma il vantaggio ancora è intorno ai 15 secondi per il corridore del Sant'Egidio. Volevo ringraziare anche il presidente della Proloco Elio Cenzi che collabora e organizza la manifestazione e poi ovviamente un ringraziamento anche a Edoardo Pergolani che è anima e cuore di questa società, così come Angiolino con il quale scherziamo spesso e volentieri per una vecchia fotografia che lui mostra sempre ad ogni occasione che lo vede tagliare solitario il traguardo e noi diciamo sempre che non c'è testimonianza se fosse primo o se fosse arrivato in 64esima posizione. Non ce ne vorrà Angiolino, lo sa che scherziamo continuamente, sarà il modo e l'occasione per pagare da bere per la prossima volta che ci incontreremo sui campi di gara. Traguardo volante per Luca Giovagnoni, è lui che adesso taglia per primo il traguardo, complimenti per questa fuga, davvero animato la corsa, combattivo come non mai, non ci si aspettava certamente un'azione così forte e così incisiva che lo porta ancora una volta davanti al resto del gruppo con quel gruppetto di inseguitori che vediamo adesso passare, sono 2, 4, 5 in questo momento,
abbiamo visto Peducci, abbiamo visto gli altri che sono lì, il gruppo che insegue ad una manciata di secondi, Michele Lupini con la maglia giallo-blu del Gubbio Ciclismo Mocaiana fa parte della testa del gruppo, tranquillo, aspetta quello che potrà essere l'ultimo giro decisivo, perché ci sarà anche qui molta salita da fare, ci sarà sicuramente da giocarsi le ultime forze per andare a vincere. La campagna della nostra Umbria, e ancora una volta le telecamere vanno su Luca Giovagnoni, un assolo lunghissimo per lui, davvero inimmaginabile la cavalcata che ha fatto e che ha portato a compimento. Radio Corsa lo segue per vedere quant'è il vantaggio, ma attenzione perché dal quintetto esce Corradini, ancora una volta Corradini che ha proprio il diavolo in corpo dietro Giovagnoni, cerca di non farsi sorprendere la fuga adesso di Corradini, il ricongiungimento con Giovagnoni che vanno via insieme. Michele Corradini ancora una volta protagonista con questo allungo e con il duo adesso di testa Corradini e Giovagnoni. Lo scorso anno correvano insieme Corradini e Giovagnoni, quest'anno sono avversari con casacche dai colori diversi. Vedete che le immagini ci portano a vedere dove è il quartetto degli inseguitori, mentre siamo di nuovo sulla salita che porta a Sant'Egidio con il nuovo rifornimento. Stavolta davanti c'è Michele Corradini, insegue attaccato alle sue ruote Luca Giovagnoni. Adesso andremo dritti, non si va più verso Sant'Egidio ma si scende verso Lidarno per poi ritornare a fare la salita di Ripa. Eccolo lì dietro il gruppetto degli inseguitori, non ce n'è tanto di differenza, non ce n'è proprio davvero tanto. Andiamo a vedere allora chi sono gli inseguitori, con 7 uomini alla fine che saranno all'attacco. Il quintetto, vedete come va giù in discesa, con dietro a tutti Alessandro Peducci che sembra quasi perdere terreno nella discesa e invece si tiene a debita distanza per evitare problemi. 4 davanti più staccato c'è Alessandro Peducci, il resto del gruppo passa a 25 secondi e a 25 secondi vediamo passare anche Rocchetti della il marchigiano Rocchetti, poi Lupini, il resto del gruppo, vediamo passare anche Jacopo Sciacci della SD Sant'Egidio e tutti quanti sono lì in gruppo con i colori, abbiamo visto anche della Pedrignano che sta lì a controllare. E adesso pianin pianino il duo di testa decide che sarà il caso di far arrivare anche gli altri per andarsene in fuga. E allora siamo con 7 uomini al comando: Luca Giovagnoni SD Sant'Egidio, Michele Corradini della Pedrignano con il numero 32, Alessandro Peducci, Nestor Seamarsciano, Paolo Baccio della San Marco Caneva Renault, il 118 Battistini, Simone della Polisportiva Fiumicinese, Luigi Falanga della Polisportiva Fiumicinese anche lui, Federico Orlandi della Polisportiva Fiumicinese. 5 chilometri al traguardo. Intanto bisogna ricordare questa simpatica ospitalità per Paolo Baccio, il numero 131. Paolo Baccio è stato ospitato 2 giorni dalla ASD Sant'Egidio, ha corso domenica scorsa a Capocavallo a una distanza di una 30 chilometri da qui, si è fermato dalla Sicilia in Umbria per fare 2 gare e l'ospitalità è stata garantita dagli amici della nostra regione. E adesso siamo su alla salita che va a Ripa, il gruppo sembra sfilacciarsi, non si va in fila indiana, 2 della Fiumicinese con Baccio che è lì in mezzo, la Fiumicinese ha 3 uomini nel gruppo dei 7, potrebbe sicuramente recitare il ruolo da protagonista. Corradini è lì staccato, rinviene anche Peducci insieme attaccato con Baccio, gruppo che dei fuggitivi che è in fila indiana adesso, si stanno studiando, dietro qualcuno si stacca e se non andiamo errati è proprio Giovagnoni che paga la fuga lunghissima con le energie che non ci sono più. Davvero un peccato per Giovagnoni perché meritava sicuramente una sorte migliore in questa giornata, ma ha pagato troppo probabilmente sotto il sole. Vedete che si staccano anche gli altri, si stacca anche un concorrente, 2 concorrenti della Fiumicinese, rimangono in 4
andiamo a vedere chi c'è davanti. Corradini è secondo e Baccio, se non vado errato, con il numero 131 che cerca e tenta la fuga, che potrebbe essere sicuramente il coronamento della giornata. Va forte il ragazzino, sentiremo parlare del siciliano. Corradini è lì dietro che cerca di recuperare, siamo sul tratto più duro che porta verso Ripa, ricongiungimento, Baccio sembra quasi mollare, come per dire è difficile oggi andare in fuga anche se siamo in ombra, vedete come si guardano e si studiano. E Corradini gli dice praticamente: guarda che ci sono, quindi è inutile che cerchi di allontanarti, quando vuoi partire parto anche io. Dietro intanto arriva Alessandro Peducci con un altro concorrente della Fiumicinese, il giallo colore della Fiumicinese, e si respira un po' tutti in vista di quelli che saranno gli ultimi chilometri. Riparte ancora Baccio, questa volta c'è Peducci alle sue spalle e poi Corradini che si mette a fare il terzo incomodo. Potrebbe essere la fuga quella giusta per andare verso Sant'Egidio, mancano più pochi chilometri alla chiusura di questa terzo memorial dedicato a Mario Piorico, quinto trofeo ciclistico Sant'Egidio. Vedete come si sgrana il gruppo fiumicinese che perde i suoi pezzi, i tre protagonisti che potevano fare la differenza restano indietro, e poi a tirare questa volta è Alessandro Peducci con il numero 7, dietro di lui c'è Baccio con il 131 e poi Corradini con il numero 32 che tenta ancora una volta l'allungo. Peducci sempre lì, siamo proprio negli ultimi chilometri, adesso si scende verso Sant'Egidio, si farà la salita al contrario, eccolo il bivio, Peducci staccato, vediamo se riesce a rientrare su questo tratto di discesa, e ci sembra che oramai siano i tre a discutere per la vittoria di questo trofeo dedicato a Mario Piorico. In tre al comando, il 131 Bacci con il numero 32 Corradini e con il numero 7 Alessandro Peducci della Nestor Sea Marasciano. Sant'Egidio, ci avverte il cartello che siamo oramai negli ultimi chilometri e andiamo a vedere che cosa succede. Attenzione perché rientra anche con il numero 108 Federico Orlandi, siamo all'ultimo chilometro, diventano in quattro, ma Alessandro Peducci spinge sui pedali, allunga, dietro di lui solamente Federico Orlandi, ci prova ad andarlo a riprendere. Alessandro Peducci negli ultimi 700 metri tenta la fuga per questa lunga volata, Orlando è dietro di lui, poi c'è Corradini che non riesce a controbattere l'azione tenace di Alessandro Peducci. Alessandro Peducci oramai allunga dietro, non riesce a reagire neanche Federico Orlando. Alessandro Peducci si invola a 500 metri ad andare a vincere questo quinto memorial, questo terzo memorial Mario Piorico, il quinto trofeo ciclistico Sant'Egidio. 200 metri per Alessandro Peducci, l'arrivo è per lui, dietro vediamo come cercano di reagire il terzetto che però non riesce a recuperare lo svantaggio, volata lanciata per cercare di andare a recuperare Alessandro Peducci, siamo in vista del traguardo, eccolo qua Alessandro Peducci, Nestor Sea Marasciano in solitaria, dietro rinviene anche la Fiumicinese ma alza le braccia, vince Alessandro Peducci, seconda posizione per Paolo Baccio della San Marco Caneva Renault, terzo è Federico Orlandi della Polisportiva Fiumicinese, quarto Michele Corradini dell'UCI Petrignano. E adesso aspettiamo la volata per il quinto posto con Luigi Falanga, Polisportiva Fiumicinese. Sesto arriverà Simone Battistini, suo compagno di squadra, ed aspettiamo anche per vedere se Luca Giovagnoni sarà riuscito a mantenere. Eccolo qua, Luca Giovagnoni arriva in questo momento tra gli applausi del pubblico in settima posizione. Complimenti davvero per Luca Giovagnoni, numero 5 tra gli applausi del pubblico di una giornata straordinaria. Ottavo posto per Filippo Rocchetti, Free Photobike, che aveva vinto a Capocavallo, e poi nono è Thomas Bruno della Polisportiva Fiumicinese, decima posizione per Federico Otei della Juvenes ASD.
Vittoria dunque per Alessandro Peducci e la seconda vittoria stagionale per il ragazzo di Marsciano. Settimo posto per un combattivo Luca Giovagnoni che merita di essere ricordato. Complimenti alla SD Sant'Egidio, complimenti a come ha organizzato la corsa, la grande sicurezza dimostrata con staffette e copertura dei bivi. E adesso andiamo con la chiusura di questa giornata dedicata alla memoria di Mario Piorigo e con l'organizzazione dell'Associazione Sportiva Sant'Egidio. Angelo, lei questo ragazzo lo conosce bene, un ragazzo che ha grinta sempre all'attacco. Dunque, io sono un accompagnatore della società di Sant'Egidio, partecipa a tutte le gare. Questo ragazzo Peducci tutte le domeniche va all'attacco, non si risparmia mai, se gli capita una fuga è sempre a tirare. E oggi che ha vinto a Sant'Egidio sono veramente soddisfatto e gli faccio gli auguri per un avvenire roseo nel campo del ciclismo. È una bella vittoria, non me l'aspettavo perché mi sentivo anche un po' stanco. Solo se sull'ultima salita avevo perso un po' di metri e ho detto no, non me lo permetto. Stavo bene, l'ho ripresi, all'ultimo chilometro, visto che stavano giochettando, si erano distratti un attimo, sono partito, ho preso quei 70-80 metri che ho tenuto fino alla fine. A 400 metri stavo però un po' cedendo, mi prendevo i crampi da fatica, ma ho detto no, continuo, non voglio cedere. E ce l'ho fatta. Tutti i ragazzi che sono allievi umbri li conosco da quando erano giovanissimi, quindi per me è solo quando vince un umbro che l'ho visto da piccino sono felice perché per vincere qui bisogna far tanta fatica e poi ci prova sempre, sono stato molto contento. Dopo certo, se vinceva uno dei colori nostri era ancora più contento, però ci abbiamo provato e sono felice per questo. Elio Cenzi, una splendida giornata di sole, 140 partenti, un vostro ragazzo Giovagnoni in fuga tutto il giorno, il vincitore è Umbro, insomma io direi che c'è di che essere soddisfatti. Il grande successo per questa nostra iniziativa tradizionale che ormai nella tradizione del ciclismo Umbro, una bella giornata anche se molto afosa, una bella battaglia lungo le strade dei nostri paesi, un grande successo. Assessore, questa manifestazione è una delle perle dell'attività sportiva del Comune di Perugia. Ma sicuramente sì, devo dire che da ormai marzo che noi siamo, sono continue iniziative, manifestazioni nel campo ciclistico in special modo. Devo dire che ci sono le condizioni perché a Perugia si possano svolgere queste belle gare ciclistiche. Innanzitutto ci sono delle società sportive importanti che per tradizione e da un punto di vista organizzativo sono in grado di poterle gestire bene. E poi c'è questo mondo dell'associazionismo che si coinvolge nel territorio, riesce a mobilitare anche sponsor, riesce a mobilitare capacità, risorse umane che fanno di queste manifestazioni oggettivamente, come ha detto lei, delle perle. I remember sunny mornings and summer evenings. Now you're not next to me and I am freezing. Was it real or baby tell me was I dreaming? How can you show me paradise when I'm leaving? Now my heartbeat is sinking, hope shrinking. When I try to speak no words, lip syncing. Hope this is not just wishful thinking. Tell me that you care and I'll be there in a heartbeat. Al termine di una giornata del genere sono tanti ringraziamenti da fare, gli sponsor ma anche tanti tanti volontari. Sì, tantissimi. Io ringrazio moltissimo tutti gli abitanti di Sant'Egidio, tutta la gente che mi ha aiutato in cucina perché veniamo da una festa di 10 giorni stressatissimi. Cioè con
ho messo su una macchina da guerra, veramente, per dovete capire, 60-70 persone lungo il percorso, gente da tutte le parti. Io ringrazio veramente tutti, ringrazio gli amici, cioè non faccio i nomi perché sono sicuro che ne lascio tanti, però quelli che devo ringraziare lo sanno. Io ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano per tutta la stagione e grazie a tutti gli abitanti di San Segidio. And I'll be there in a heartbeat. Summer paradise. Oh.